Le Alpi non sono solo roccia, ghiaccio, boschi e verdi praterie. Queste montagne custodiscono infatti anche una pagina importante della nostra storia recente. Una storia fatta di sudore, fatica, sofferenza e scelte scellerate. In un'unica orribile parola, guerra. Nel 1938 l'Italia decise di costruire un complesso sistema di fortificazioni lungo l'arco che dalla Val Venosta arriva fino alla Val Pusteria, per difendere i confini da una possibile invasione da parte dell'alleata Germania nazista. Il cosiddetto Vallalpino comprendeva sbarramenti, bunker, fossati, torrette e numerose altre postazioni che rimasero tuttavia incomplete e spesso prive di armamenti. Una di queste opere si trova in Val Venosta, al Passo Resia. Più di 20 bunker e il famoso sbarramento anticarro a denti di drago, sull'altopiano di Plamort, Pian de Morti in italiano, a oltre 2000 metri di quota. Qui, nel 1943, la Guardia di Frontiera italiana fronteggiò l'avanzata delle truppe tedesche, perdendo il controllo del confine. Ero bambino l'ultima volta che ho visitato questo luogo, e dopo tanti anni ho deciso di tornare quassù, non solo per godere del meraviglioso panorama che si apre sulla Val Venosta, ma anche per guardare con occhi diversi queste fortificazioni e per contribuire, nel mio piccolo, a mantenerne viva la memoria. Buongiorno, benvenuti o bentornati sul canale. Mi trovo a Passo Resia, al confine con l'Austria, in Alta Val Venosta. L'obiettivo di oggi è quello di raggiungere la cima qui sopra il paese, a 2070 metri circa, in questa piana chiamata Pian dei Morti. 3 orette, credo, per salire su. Poi dipende, mi fermerò anche magari ogni tanto per riprendere fiato, perché mi sono appena fumato una sigaretta, perché sono un idiota, e chissà, per fare qualche bel volo col Mavic Air, perché ahimè, lavata, caput. A tra poco! Come vedete siamo al bivio tra il sentieri 2A e 2, qui sulla sinistra, in questo affascinante sottobosco, c'è un sentiero in cui veramente in pochi minuti, 5 minuti, 3-5 minuti, si arriva ai sorgenti dell'Adige, magari ci passiamo a ritorno. Mentre di qua, sulla destra, si prosegue sul sentiero 2 verso Pian dei Morti. Sarà qualcosa di spettacolare, credo, da quel che ricordo. Non ci vado da quando ero bambino, avevo i capelli. Con l'e-bike sono buoni tutti. Thank you.
Vedete, l'interno è in legno di varice, cemento armato e punta rinforzata in ferro. Qui vediamo altri bunker. Noi ci trovavamo là, siamo nel biotopo della torbiera di Pian dei Morti, e adesso, proseguendo sulla sinistra, dovremmo arrivare in poco tempo a questo famoso laghetto. Giuro che il sentiero porta proprio qui. E io come faccio a arrivare al lago? C'è lui. C'è anche un cartello in tedesco che non so cosa voglia dire, ma lui mi lascia passare perché lui è un big.
Comunque, sono tornato indietro, tornati una volta ritornato allo sbarramento anticarro con i denti di drago, invece che riprendere lo stesso sentiero nell'andata, ho girato verso sinistra, verso la Salina, verso sud, e che si fa tutta la piana di Pian dei Morti per riscendere poi per un giro all'anello. Questi struscia, sai che visto? Ma grottottino qui sotto, te l'hanno mai dato? Io devo andare. Mi segui sul canale? Posso fare affidamento su di te? Sei veramente bellissimo. Vedete come si struscia. Guarda pure a cacciarci cammele. Me l'ha pure singuazzato. Come si chiamano i bastoncini del sud? Basta. Niente, è amore. È amore o mi vuole mangiare? Ma credo sia amore.